fa schifo, i costi, certo noi abbiamo dovuto spendere un po' di soldi in più, perché le pulizie sulle marciapiedi e sulle strade sono pulizie straordinarie, cioè la rimozione del guano non è un servizio che si fa attraverso l'attività ordinaria di spazzamento, perché ci vogliono mezzi straordinari e quindi ha un costo. Evidentemente abbiamo un po' contrattato, come si fa sempre, risparmiando qualche soldo. Ai falconieri riconosciamo un rimborso spese, perché alcuni vengono da Roma, alcuni vengono da Siena, quindi qualcosa bisogna riconoscere, stanno una notte qui e quindi bisogna riconoscere. I dissuasori costano, ce li installerà il consorzio di bonifica, quindi paghiamo solo il costo vivo dell'acquisto, ma un sistema di emissione sonora, diciamo, funzionale e funzionante, alimentato con cavo e quindi non con batteria, perché dopo un po' le batterie non sono più buone, costa circa 1.000 euro. Ne abbiamo comprati 5, quindi abbiamo speso 5.000 euro per i dissuasori e ne abbiamo comprati solo 5 e non spendiamo nulla per l'installazione. Poi abbiamo speso, fra pulizia e falconieri, ritengo di poter dire altre 7-8 mila euro, diciamo la spesa non è eccessiva, ma certamente l'intervento è stato limitato ad alcune situazioni sensibili, no? Quindi poi devo dire che oggi anche 1.000 euro ti mettono in difficoltà, e abbiamo evitato, perché questi sarebbero tutti i costi che andrebbero sulla TARES e qui si aprirebbe, abbiamo evitato di farlo perché i livelli, al di là delle notizie che a volte vengono date, tipo quella di stamani, che non è corretta, allora domani interverrò per correggerla, ma non è che voglio sostenere che si paghi poco, ma solo perché le cose vanno date, le notizie vanno date correttamente. Poi è tanto anche quello che dico io domani, però già è tanto, non esageriamo, questo è un po' il ragionamento. Abbiamo evitato di mettere sulla tassa, ma vorrei far presente, ecco, quando si parla di usare un equilibrio, che questi costi per legge andrebbero a finire, dovrebbero confluire nella TARES,